Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com. Leo vi scuola, esce e mi lascia da solo. È l'appuntamento numero 10 della diretta del mercoledì dello spallino.com. E in attesa che torni Leo vi scuola, perché non ci sono né Martina Squerzanti né Martina Poletti, siamo rimasti senza Martine. Ecco Leo che lo verrà reinserito. Ecco Leo, quindi a Eccoci qua. quanto pare la tua diagnosi sul problema tecnico non era del tutto corretta. Comunque, va bene, l'importante è che tu ci sia. No, l'ho riperso di nuovo, ok? Quindi sta per insorgere una crisi, probabilmente dovrò fare una diretta completamente da solo, cosa che non ho mai fatto in un anno e rotti di questo tipo di iniziativa. Vabbè, comunque, bentornati a tutti quelli che ci stanno seguendo, arriveranno anche un po' di commenti un po' alla volta. Siamo nella settimana che ha visto la SPAL scivolare in zona playout e a quanto pare Leo, Eccoci che qua, succede? Ce la fai? eccoci qua, sempre Vabbè. problemi tecnici. Ciao a tutti. Ok. Ciao. Allora, dicevo, Leo, siamo nella settimana che ha visto la SPAL scivolare in zona playout. Ecco Sara che chiede ciao diretta da solo. No, 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 Sara, siamo in due perché le due Martine ci hanno abbandonati per sopraggiunti impegni di varia natura e quindi ci dobbiamo arrangiare io e Leo. Dicevo, SPAL che è scivolata in zona playout. Non è roba d'allarme rosso, però diciamo che un po' di preoccupazione si avverte. Detto ciò, c'è chi si preoccupa, è il titoletto, Leo. Perché? Perché non più tardi di 2 giorni fa, Giota Copina ha detto: io sono molto calmo, è molto calmo anche Clotet, questo è solo un momento difficile che avevamo messo in preventivo. Vale la pena credergli? Perché? Altrimenti, se anche gli crediamo, perché vale la pena pensare al contrario? Ma allora, diciamo che nelle condizioni in cui sono, è difficile, dire qualcosa di diverso. Intendo un neopresidente che ha portato una botta di carica, un allenatore nuovo che fino a pochi giorni fa, ma anche l'ultima partita, ha detto che, è un percorso di crescita, che la classifica non la guarda. Quindi cosa avrebbe mai potuto dire di diverso se non che comunque la situazione è sotto controllo? Diciamo che abbiamo due possibilità. La prima è quella del ragionare guardando la classifica e quindi un po' di preoccupazione normale che ci sia, insomma, anche non tanto per la classifica, perché comunque i punti relativi tra i playoff e i playout sono veramente pochi, cioè sulla carta sono pochi. Quello che mi ha lasciato un po' perplesso, Orla, è stato vedere come la squadra ha interpretato la partita. Perché è stata la peggiore partita della SPAL, perché non è andato bene praticamente nessuno, se non Dijkman e Mancosu, tra l'altro forse tu ti sei anche Te lo pigliato dico. questo. Esatto, proprio, lo dico io, tanto ormai... Ma non c'è neanche gusto perché non c'è neanche la Polly stasera. Porca miseria, non posso Esatto, neanche c'è la Polly vantarmi quindi un po'. abolita, abolita. Cosa abolita? Però no, 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 non abolito un aboliamo po' c'è la Polly. niente. No, no, Tra no. l'altro, visto che ti muovi, vai anche fuori focus, te lo Sì, dico, no, perché è che sto qui cercando adesso. di prepararmi la mia tisana della sera. Vai, dimmi. Ecco. E quindi niente, un po' di preoccupazione io onestamente Ce l'hai. ce l'ho, sì, devo essere sincero, ce l'ho. Perché comunque non vorrei che con questa storia del ma sì, guardiamo la classifica a 8 giornate dalla fine e poi ci trovassimo con la coperta corta, no? Nel senso... Quindi, insomma, penso sia anche abbastanza normale. Tu cosa pensi? Io penso che certe preoccupazioni siano legittime, ma a volte esagerate. Nel senso che è chiaro che la partita di sabato non andava persa ed è stata persa in circostanze abbastanza meritate, diciamo così, perché se prendi 3 gol da Pollo come l'hai presa la SPAL, meriti di perdere, soprattutto se 3 gol da Pollo così li prendi dall'Alessandria, che squadra di grande applicazione, di grande voglia, di grande spirito, però insomma, dal punto di vista tecnico è quello che è. Quindi la preoccupazione è lecita, soprattutto ovviamente se si guarda alla classifica e ai risultati, perché per esempio chi sta dalla parte dei critici dice la Spalla ha vinto con Pordenone e Vicenza, che sono due squadre dell'elite, e poi per il resto
ha vinto con l'Ascoli con una botta di culo, sostanzialmente, nonostante comunque quella partita sia stata giocata abbastanza bene, e quindi insomma manca qualcosa. Che questa squadra mancasse qualcosa lo sapevamo, non è che questa sia una grande novità. Io però aggiungo una cosa, cioè, per quelle che sono le condizioni di partenza di questa squadra, per come è stata costruita in fretta e furia, per come sono state interpretate certe partite, mi viene in mente col Monza che si meritava secondo me di vincere, con il Como si è pareggiata perché Thiam ha fatto un erroraccio, però se andiamo a vedere il portiere del Como è stato il migliore in campo. Cremona era una partita aperta, quindi insomma qualcosa manca per strada e ci sta, insomma, fa parte del percorso di questa squadra. Io non sono ottimista come Giota Copina che dice siamo calmissimi, è solo parte del percorso. Dico, è parte del percorso, però forse, bisogna cominciare a valutare cosa non quadra, nell'idea di Clotet. Perché qualcosa non quadra se prendi dei gol del genere, perché non è la prima volta che li si prende. E perché anche con la Cremonese è stato surreale vedere gli avversari segnare sull'invio del portiere con calcio d'angolo a favore, senza che ci fosse una copertura preventiva fatta come Dio comanda. E quindi c'è qualcosa da rivedere. Allora, c'è Intanto, qualcosa da scusa, rivedere, sì, scusa, 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 Andrea. Andrea, ogni Esatto. volta che non è cazzatore in diretta perdiamo. Ecco, Andrea. Ti anticipo questa cosa, lo anticipo anche a tutti quelli che ci stanno seguendo. Per stasera avevamo invitato un ex della SPAL, che però è ancora in attività, ed è Paolino Rossi. Credo che tutti lo ricorderanno perché è stato qui 5 anni, se non ricordo male, dal 2007-2012. Tutti gli hanno voluto bene, è impossibile voler male a Paolino Rossi. Anche perché ha fatto bene qua a No, Ferrara, ma quindi. infatti poi in anni comunque abbastanza brutti. Non ha accettato il nostro invito per stasera, per il semplice fatto che stasera sta giocando una partita di coppa con la sua squadra di terza categoria, perché Paolino Rossi gioca in terza categoria, giù in Romagna. Però quando gli ho proposto di apparire alla nostra diretta per parlare intanto dell'essere un signor Rossi, uno dei signori Rossi che hanno giocato alla Spal, ma anche dei punti di contatto tra lui e Giuseppe Rossi, perché anche Paolino si è rotto tante volte e sa cosa vuol dire ricominciare di nuovo dopo un infortunio, un'operazione, quindi era bello anche capire come funziona la psicologia del calciatore in quei casi lì, anche se ovviamente a livelli totalmente diversi. Comunque ha declinato l'invito per stasera perché era impegnato sul campo, ma verrà mercoledì prossimo, quindi per gli scaramantici sappiate che c'è questa cosa. Vediamo se stasera senza un calciatore e senza le due Martine magari la Spal va a fare il colpaccio a Cosenza, chi lo sa? Stiamo raschiando proprio il fondo del barile, se ci Perché? avviamo No, agli ospiti dello spallino. Leo, no, Leo, tu sai benissimo che io non credo alla scaramantina in nessuna forma, quindi non ho problemi Vabbè, ci da questo proviamo, punto di vista. dai, ci Però proviamo. scusa, vado a riconnettermi al discorso che facevamo prima. Cosa ne pensi di chi dice è ora di mettere in discussione Clotet? Uno di questi, per esempio, è il nostro collega Costantino Felisatti, col quale abbiamo discusso furiosamente sabato via WhatsApp, perché la tua faccia dice tutto comunque su questo. Perché dice i risultati no, non sono brillanti, è giusto, no, lui dice non è giusto esonerarlo, come tanti hanno chiesto peraltro sui social così, ma è giusto cominciare a metterlo in discussione. Secondo te va messo in discussione Clotet? Allora, secondo me ho fatto un ragionamento più ampio. Mettere in discussione Clotet oggi significa che tutto il percorso, tutto quello che ci siamo detti da mesi a sta parte, da 2 mesi a sta parte, sono cazzate. Perché vuol dire che non crediamo più nelle sue idee, vuol dire che non crediamo più tutto quello che ci siamo raccontati sulla squadra frizzantina che gioca l'attacco, non specula e tutto quest'altro, vuol dire che non ha più senso se lo mettiamo in discussione dopo la sconfitta. Poi che in Italia in particolare ci sia una tendenza a fare divorare gli allenatori. Abbiamo visto il Pordenone che l'ha cambiato dopo 2 partite, 3 partite, quelle che erano. Ah, hanno già cambiato 3 allenatori. Esatto. Forse c'è qualcosa che non va nella nostra mentalità, però occhio, questo non vuol dire essere miopi, andare avanti con l'idea che Clotetto non abbia sbagliato nulla fino ad oggi, perché se la Spal è in questa posizione,
Per carità, la squadra probabilmente rispecchia circa quei punti che ha, forse diciamo 2 o 3 punti in più che potrebbe anche avere, però tutti hanno sbagliato, sia la squadra, sia probabilmente Clotet, non tanto nelle scelte, ma quantomeno nel pensare che, forse nel sopravvalutare questa squadra, nel pensare che dal punto di vista qualitativo la squadra che ha a disposizione potesse essere in grado di seguirlo in quelle che erano le sue idee, che erano comunque molto ambiziose, perché comunque le sue idee prevedono che dal punto di vista atletico, fisico, la squadra lo segua a ruota, quindi se qualcosa non funziona, se la squadra non corre sempre come dovrebbe, abbiamo visto che diventa una squadra non solo normale, ma diventa anche una squadra scarsotta, perché è stata messa in difficoltà nell'ultima partita, ad esempio, ma anche in quella precedente, da un Alessandria che, per carità, è venuta, oltre che essere martoriata dagli infortuni, è venuta a Ferrara per strappare il punto, e poi si è trovato davanti una Non squadra che mi è proprio sembrata una squadra che è venuta qua a giocare per il punto, in realtà. esatto, inizialmente, chiaro, si trovi davanti a una squadra del genere, ti fai venire la voglia di provarsi, tanto che ogni volta che loro attaccavano rischiavano di fare gol, poi il secondo tempo si sono trovati in vantaggio e hanno ben pensato a portare a casa tutti e 3 i punti. Poi che la Spagna non abbia fatto niente, non niente, non è vero niente, non abbia fatto quel qualcosa per provare a portare a casa almeno il pareggio, è un altro conto, perché comunque Melchiorri è vero che ci si appiglia tanto al rigore non dato, che per mio giudizio c'era, o C'era. meglio se ne vedono di Tra questo l'altro, punto. Leo, vuoi sapere una cosa? Non so se ne sei a corrente, ma sabato ad arbitrare Cosenza Spal sarà Maresca, che era al VAR della Era il Spal VAR, Alessandria. era VAR in Fantastico. punizione. Era al VAR in punizione e adesso si ritrova in punizione ad arbitrare Cosenza Spal dopo che è stato massacrato in Serie A dal Milan, dalla Roma, un po' da tutti. E sai chi c'è al VAR sabato? No, Il gatto nero a Battista, l'arbitro che ha tipo 18 precedenti con la spa e tipo zero vittorie. ci sono i buoni Che presupposti perché succeda. No, dai. succeda Non qualcosa di contiamo brutto. oltre quello che già lo vediamo. No, Comunque, infatti. dai, insomma, per rispondere alla tua domanda, non so cosa ne pensano i tifosi che ci stanno seguendo, però è un po' troppo presto per lavare il sedere, per dirla in francese, a Clotet. No, sono d'accordo. Per me è folle pensare che Clotet possa essere messo in discussione adesso perché ha tutte le attenuanti del caso. Ripeto, progetto nuovo, tanti giocatori inesperti, squadra fatta all'ultimo momento, un po' di sfortuna, un po' di sfortuna. La squadra l'impegno ce lo mette, questo è indiscutibile, segue le idee dell'allenatore. Io non vedo un singolo elemento che possa indurre a dire cambiamo l'allenatore, se non la classifica. Ma la classifica, secondo me, va messa in una prospettiva precisa, che è quella delle condizioni di partenza, ma che è quella anche di un campionato che, giunto, alla 14ª giornata, si sta confermando come difficile, ma che è in linea con quello che, secondo me, anche la dirigenza della Spal si aspettava di fare. Perché al di là di Tacopina, che quando parla con la Gazzetta o con altre entità mediatiche dice no, ma secondo me quest'anno potremmo anche fare i playoff, lo dice perché glielo impone il suo profilo mediatico di un po' da spaccone, cioè bonariamente spaccone, oserei dire. Ma credo che non ci creda neanche lui per davvero questa cosa. Che sia perfettamente consapevole che quest'anno bisogna portare a casa la pellaccia, punto. E per di più, portando a casa quanti più contributi possibili per il minutaggio dei giovani, perché questi vanno a tamponare un po' il bilancio e a fare in modo che lui e il suo amico Pat Carroll debbano tirare fuori meno baiocchi possibili, detta come va detta. Aggiungo un elemento, Leo. La Spal scarica di sabato potrebbe essere dovuta anche al programma impostato da Clotet, perché ho avuto modo di apprendere che nella settimana immediatamente precedente alla ripresa del campionato, la Spalla ha lavorato moltissimo a livello fisico.
Questo mi fa pensare che Clotet e lo staff volessero provare a mettere benzina nel serbatoio all'idea di fare 3 partite in 8 giorni, il che potrebbe anche avere senso perché adesso si va a Cosenza, poi c'è Lecce in casa e poi si va a Crotone, quindi 2 trasferte calabresi di fila. Con Cosenza e Crotone ci si gioca 2 partite comunque delicate perché sono 2 squadre che alla pari della SPAL sono in lotta per conquistare la salvezza. Quindi sono curioso di vedere anche come sarà l'approccio proprio atletico, fisico a Cosenza, perché se tanto mi dà tanto, probabilmente i giocatori dovrebbero essere un filino più brillanti, perché magari sabato erano ancora un po' appesantiti dal lavoro che è stato fatto e adesso potrebbero ricavarne i benefici. Questa è ovviamente solo una teoria, vedremo cosa succederà. Questo lo scopriamo presto. Mi sono fatto 2 appunti su quello che stavamo dicendo prima, perché poi mi dimentico. Per quanto riguarda l'allenatore, va anche messo sul piatto il tema che comunque la squadra lo segue. Ah, Non c'è certo. un giocatore in questo momento e Che non sia c'è fuori dal che progetto. dica qualcosa contro l'allenatore oppure che faccia anche ventilare qualcosa. Sembra, anzi, tutti quando ne parlano in maniera molto entusiasta, sia del modo di allenare, sia dei ritmi di allenamento, anche Vero? Rossi stesso, che 2 o 3 squadre le ha girate, anche lui ha parlato in maniera molto positiva, dicendo anche che Clotet fa bene a fare questo tipo di allenamento. Quindi, veramente. A parte che la società non mi risulta che stia pensando di cambiare Clotet, Ma ma no, ma neanche comunque lontanamente proprio. diciamo che in questo momento il Clotet in bilico è un non problema, perché è un problema che non esiste. No, Per quanto infatti. riguarda il discorso dell'età media, c'è anche un'altra cosa da dire, che questa SPAL è cambiata un pochino rispetto alle prime SPAL di Clotet che abbiamo visto. Anche per quanto riguarda l'età media, perché Clotet sta preferendo ora dei giocatori che hanno qualche anno in più sulla carta d'identità. Al di là del portiere, che c'è stato l'avvicendamento tra Sekulin e Demba, poi anche Sek, Eccoli che oggi non si è che allenato perché aveva un problemino, eh. ecco, vabbè, comunque, poi c'è Sek, che comunque sta assaggiando molto più la panchina che non il campo, quindi anche gli altri giovani insomma stanno trovando meno spazio, mentre trovano più spazio giocatori un po' più esperti, vedi McCurry, vedi Mora. Beh, ci sta però perché Clotet potrebbe anche dire in un momento difficile butto dentro quelli che i momenti difficili sanno gestire. No, certo, però se noi facciamo una valutazione di come è cambiata la squadra anche in termini di corsa, forse anche questo può essere un elemento. Insomma, è chiaro che il giovane ti dà quella sfrontatezza del giovane, ti dà tanta corsa, ma anche può dare luogo dell'ingenuità. Ecco, i più giovani sono Trippaldelli ed Esposito, due che in questo momento non stanno brillando più di tanto. Ecco, No, Esposito forse è un po', è un come po' fuori dire, ruolo. esatto, è un po' fuori ruolo. Su Trippaldelli adesso ne parliamo, perché Stai anche attento a qua quello che dicono i padelli, per favore. vabbè, ma noi diciamo comunque Che è dotato di una fan base piuttosto ampia e agguerrita, mettiamo così. vabbè, ma comunque basta dire la verità, quello che pensiamo, i problemi non ce ne sono. Cosa possiamo dire di Trippaldelli, Orla? Che in queste prime Ma perché dobbiamo parlare di partite tripad? principalmente non sta facendo bene. C'è poco da dire, forse è considerando l'unico investimento della SPAL di Tacopina, che ricordiamo ha versato per 100.000 euro, in questo momento Trippaldelli non sta facendo bene. Un nostro collega sulla nostra chat di WhatsApp ci ha spiegato perché secondo lui, che è Marco, che salutiamo, ci ha spiegato perché secondo lui invece non è tutto così da buttare, no? D'altronde, abbiamo detto anche Fares, inizialmente le prime partite che ha giocato No, non le ha prime fatto partite, i primi ridere. 4 mesi. Esatto, ha fatto ridere e dopo però abbiamo visto che cosa ha fatto, anche se in realtà ci sono altri problemi. Cosa mi dici su Trippaldelli? Senza prendere denuncia. No, ma non devo prendere denuncia a nessuno, al massimo mi blo blo bloccherà lo Te spam su Instagram, cosa che magari ha già fatto, non lo so. Adesso vado a vedere, guarda, lo verifichiamo in tempo reale. Allora, ci ha bloccati? No, non ci ha ancora bloccati. No, vabbè, ma Trippaldelli non avevo messo in preventivo di parlarne.
Però è chiaro che, no, che sta facendo un campionato sotto le aspettative, ma penso che questo lo possa riconoscere anche chi lo ha scelto e lo ha voluto, perché è un giocatore sul quale la Spal ha fatto un investimento economico che non sarà stellare, però comunque uno dei pochi investimenti per un cartellino quest'estate. Ha come attenuante l'essere arrivato da Cagliari, dove era sostanzialmente fuori rosa, comunque non ha fatto una preparazione adeguata, quindi è arrivato qui con tutta una condizione fisica totalmente da costruire e non sta rendendo secondo le aspettative. Si spera che possa migliorare. Certo, se il giocatore è quello che abbiamo visto adesso, finora, insomma, non è che ci sia granché da stare allegri. Avevo compilato una tabella la settimana scorsa per confrontare i voti medi della stampa e i voti medi del pubblico, cioè per la stampa è 5,77, per il pubblico è 5,80, quindi vuol dire che è un giocatore che, come dire, ha qualità, ma non si, no, 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 qualità non si impegna, no, è bravo, ma non si impegna, come dicevano a me a scuola. Non è quello il caso di Ripaldelli. È bravo, ma al momento non riesce a esprimersi. Non è l'unico caso in questa SPAL, perché ci sono altri giocatori che sono bravi, non si stanno esprimendo probabilmente secondo le aspettative. A 22 anni non è più un bimbo, perché cioè, adesso qua è giovani, giovani, ma noi parliamo dei giovani come se avessero 17 anni, quando insomma a 22 anni, se sei un professionista, stai in Serie B, qualcosa devi far vedere, insomma, non sei l'ultimo dei pirla. Quindi è indiscutibile però che Celia, quando è entrato sabato, abbia fatto vedere qualcosa di più, perché è andato sul fondo un paio di volte, ha fatto un paio di cross, ha preso il palo, vabbè, quello magari è casuale. Tripaldelli però l'unico tiro che ha fatto in porta l'ha fatto di destro e l'ha mancato sotto la Ovest, che se magari avesse fatto quel gol lì, la Spal andava 3-1 e magari l'Alessandria lo seppellivi. Quindi dice Marco, a Cagliari semplice non l'ha mai considerato, evidentemente grandi qualità non ne ha. Beh, però Marco, consideriamo che a Cagliari c'era una situazione, Categoria, no, al di là dell'altra categoria, ma c'era anche proprio una situazione abbastanza problematica a Cagliari l'anno scorso, quando semplice è arrivato e non c'era tempo di sviluppare giovani o fare scommesse. Lì c'era da mettere in campo quelli che erano i più bravi o comunque i più esperti e provare a portare a casa la pelle, cosa che Semplici ha fatto abilmente, e complice anche un autentico suicidio sportivo del Benevento. Quindi, per adesso il giudizio non può essere favorevole, però aspettiamolo questo ragazzo. Abbiamo aspettato Fares, che dopo nel giro di ritorno ha cominciato a darci grandi soddisfazioni. Speriamo che la sua possa essere una storia analoga, cioè Abbiamo mesi di aspettato difficoltà. Viviani. Due Abbiamo aspettato Viviani 2 anni, quindi anni. possiamo aspettare anche lui, no? A proposito di Viviani, è squalificato 2 giornate. La Spal probabilmente non farà ricorso, o almeno questa è la sensazione che ho ricavato io raccogliendo qualche informazione, perché non è che ci sia granché su cui ricorrere, nel senso che lui ha detto sei scarso, sei scarso, sei scarso, sei scarso all'arbitro, quando l'arbitro gli aveva detto molla lì, molla la pezza, e ti ho sentito una volta, te l'ho fatta passare, non continuare. Lui ha continuato e vabbè, è stato buttato fuori 2 giornate. Come dal regolamento poi, quindi non è che c'è No, granché da ma fare ricorso. è stato ingenuo lui, Sì. dai. Si è fatto trascinare dalla rabbia, che in quel momento ci poteva anche stare, però insomma ha danneggiato ovviamente la sua squadra, è indiscutibile questo. Però ecco, oggi l'allenamento, che sottolineiamo, c'è stato l'allenamento a porte aperte con 25 tifosi presenti. Crotet ha fatto la partitella in famiglia e nella formazione dei titolari ha messo, secondo me un po' a sorpresa, Esposito, Crociata e Dariva. Dariva che non ha ancora giocato titolare quest'anno, ha fatto degli spezzoni, ha avuto una marea di problemi fisici perché era arrivato con un problema all'adduttore, poi ha avuto un altro problema ancora, poi ha preso un pestone, insomma, vabbè, non, ne ha passati tutti i colori, tutte robine piccole e rognose, però insomma, oggi l'ho visto bello vivace. Certo è che sarei sorpreso dal vedere far fatto far veder fa fatto fuori Mora dalla formazione titolare, perché è vero che Mora contro l'Alessandria non ha fatto un granché, perché alle sfighe di Tripaldelli ha contribuito anche lui, inevitabilmente, che la catena di sinistra era quella, però sarei sorpreso, perché comunque da quando è rientrato in azione Mora ha sempre garantito della gran sostanza lì in mezzo.
Io in realtà non sarei sorpreso, ti dico la verità, perché secondo me in questo momento serve cambiare qualcosa. È vero che Mora non è che sta giocando titolare dalla prima di campionato, quindi non è che può essere lui la chiave che fa voltare le partite, però in un sistema come quello di sabato che abbiamo visto, in cui non ha Beh, funzionato nulla, no, perché né in nulla, no, avanti. dai. Dai, né in avanti, in mezzo non c'è capito niente, dietro anche Vicari No, io non sono è d'accordo su il questo, perché solito. il primo tempo, al netto degli errori difensivi, a me non è dispiaciuto. Cioè, la Spal non è che non ha costruito niente nel primo tempo, anzi, ha costruito, ha fatto due gol e ha avuto anche altre occasioni. Sì, non so, secondo me comunque rispetto a quello che voleva fare Clotet ha funzionato un pochino. Ecco, al di là dei gol presi, proprio anche a livello di aggressività, di seconde palle, non arrivavano mai prime sui primi palloni, insomma. Ha funzionato pochino. Secondo me, se D'Arriva sta bene, e sabato era in panchina, quindi questo fa presupporre che comunque già sabato fosse in qualche modo ruolabile, secondo me ci sta a cambiare qualcosa. Dare anche un turno di riposo a Mora, non dico che Mora debba essere accantonato da qui per sempre, però secondo me cambiare qualcosa ci sta. Il problema è capire come vengono interpretati questi ruoli, perché prima abbiamo parlato di Trippaldelli, però un altro giocatore che a me in questa via di campionato non sta piacendo granché è Crociata. Non tanto Sì. perché ha fatto errori particolari o causato, ecco, Francesco direi sì, Francesco Blò dice Crociata è l'uomo in meno, vi prego basta. Ecco, non me la sento di dire che è l'uomo in meno, però sicuramente che sia un problema di fuori ruolo, che sia un problema di condizione, in questo momento non sta facendo nulla. Non sembra che abbia trovato la sua posizione all'interno del campo. Questa è una cosa che è un problema. È un problema che Allora, va sicuramente insieme. Stefano Bondanini chiede informazioni sulla pizzetta che ho mangiato oggi in tribuna mentre guardavo l'allenamento. È una Ciccio pizzetta che ho Bello. preso. Che Ciccio Bello che si porta la pizzetta all'allenamento. è? Scusa, sono andato a vedere l'allenamento a un quarto a mezzogiorno. Ero sveglio dalle 7:30. Quella era la mia pausa pranzo dal lavoro e poi sono tornato a produrre, quindi mi sono mangiato una pizzetta e poi sono. Ma una pizzetta tipo grande così, tra No, l'altro. allora va bene. Non è che sono andato via col trancio. Cioè. Comunque è una pizzetta molto buona che fanno al panificio, panificio Castaldi che c'è qua in via Briosi a Ferrara. E Che quindi. ancora non ci sponsorizza, ma se vuole sponsorizzarci, No, infatti, noi non credo siano grandi tifosi della Spal perché non ho mai visto niente, non ho mai sentito discorsi particolari, però se vogliono sponsorizzarci, dice Sandro Pasetti, sì, vabbè, qua stiamo spiattellando tutta la mia vita privata, ampiamente smaltita stasera, è vero perché io ho fatto allenamento stasera, quindi sono a posto. Zuccolini dove è finito? Dice Mauro Raimondi, ma in realtà Zuccolini fa parte della squadra, evidentemente. Essendo un giocatore non velocissimo e non così incline a reggere più di 60 minuti, evidentemente Clotet non lo contempla tra i titolari. Teniamo conto che che non le serve in questo momento, visto che comunque l'ha messo su col contagocce. sì, lo mette sugli ultimi 5-10 minuti alla bisogna, ma perché tra l'altro bisogna considerare una roba, cioè che l'ultima stagione in cui Zuculini ha giocato più di 15 partite è stato tipo nel 2014-2015, quindi insomma facciamoci due domande su questo. Per quanto abbia 31 anni, secondo me è un po' alla frutta, però dopo beh, dico così e i giocatori mi bloccano su Instagram, quindi è meglio che io stia zitto. Matteo dice, sfruttare l'esperienza di Zuculini, ma Zuculini porta esperienza nella settimana di allenamento? Nel senso che comunque ha grande carisma, grande personalità, grande leadership. In allenamento mi è sembrato di vedere dallo spezzone che ho visto oggi, fa il suo, però non mi sembra avere le caratteristiche adatte per il calcio di Clotet. Tanto che vale la pena ricordarlo, Zuccolini è stato preso come capriccio di Giota Copina, cioè nessuno E l'ha fu mai così chiesto. che Zuculini sabato giocò titolare. Può anche Quindi a sto essere, punto. può anche No, dai, essere, perché. però intanto se Sara dice Mora non sta prendendo gialli, c'è qualcosa che non va. È vero, però sta comunque picchiando gli avversari perché avevo visto una statistica sul fatto che stava rapidamente rimontando tra i leader
dei falli commessi a partita, e quindi direi che è sulla buona strada per ricominciare a prendere dei cartellini gialli. Abbiamo Però Marcello Marenini che dice: ciao ragazze, mi avviso che Clotet, che per inciso secondo me è un grande allenatore, io sono anche d'accordo, è il mister giusto al momento sbagliato della società, nel senso che i giocatori che ha a disposizione non sono all'altezza del suo gioco. Infatti a Brescia con signori giocatori ha fatto un disastro. Questo è in parte vero, nel senso che in questo momento alla SPAL manca qualcosa in termini di organico, ma questo lo sa Clotet, lo sa Zamone, lo sa anche Tacopina, che non E a chi l'ha caso, detto nell'ultima conferenza esatto, stampa? non a caso l'altro giorno ha detto arriveranno altri giocatori a gennaio per cercare di completare un po' l'organico, perché abbiamo dovuto fare le cose in fretta ad agosto e qualcosa manca. Quindi in sostanza il messaggio è teniamo i denti stretti fino al 31 dicembre e poi vediamo di sistemare. La speranza è che da qui al 31 dicembre la situazione non precipiti a livello di classifica, perché questo potrebbe rendere la vita molto difficile, prima di tutto a Clotet e soprattutto ai giocatori, perché quando parti, cominci il campionato con i giovani, volenterosi, tanto impegno, corrono, pressano e siamo bravi, e anche se perdiamo ci battono le mani. A dicembre non è più così, nel senso No. che se la SPAL corre, picchia, se ce la mette tutta, però perde e sprofonda sempre di più, no, la gente non gli batte le mani, gli dirà: oh, ragazzi, sa fegna. Quindi c'è un sottile equilibrio sul quale si muove questa stagione e bisogna stare molto attenti. Allora, se io ti facessi una domanda sovraniana, nel senso che questi D'altra due, parte, lunedì tre. tu eri da Sovrani, e quindi. Esatto, quindi tutte le cose che ho detto stasera è bellissimo perché le ho dette 2 giorni fa, ma questi 2 o 3 giocatori che ha detto Tacopina, dove li mettiamo? In quale reparto? Uno in Perché difesa, di reparto uno a qua. metà, uno in attacco. Dove? Uno in difesa, uno a metà e uno in attacco. E sul portiere? No, al portiere, no, nei tre, cosa vuoi fare col portiere? Numericamente ho capito che nei tre, però. No, non credo. Non credo perché Thiam è considerato un asset che andrà rivalutato in qualche modo. Non si sa come, non si sa quando, ma non ce la vedo la spalla a scaricarlo. Se è con il sottocontratto, Pomini è stato un ingaggio diciamo così, di cautela. Non vedo la spalla prendere un portiere. Cioè, nel senso, se ci sono i soldi, non li vai a spendere su un portiere. Se ci sono i soldi, Tanto Rudy Rux dice li vai a porta spendere su un zio attaccante forte. Come? Rudy dice uno in porta zio porca. No, ma infatti, cioè, capisco che un portiere più forte, più affidabile potrebbe far comodo, ma la mia idea, ma anche la sensazione che mi sono fatto facendo delle chiacchiere qua e là, è che se ci se, se, no, scusa, con il budget che verrà messo a disposizione ci siano altre priorità. E poi è chiaro che se l'8 dicembre, quando torna Joe in Italia, arriva e dice: ragazzi, abbiamo 3 milioni di euro, 4 milioni di euro da buttare sul mercato. Magari Zamora dirà: vabbè, prendiamo anche il portiere. Però prima avrà sistemato gli altri reparti e poi al limite ci farà un pensiero. Ma secondo me non lo farà, perché ci sono altri reparti che hanno più bisogno. Ecco, questo sarebbe interessante capire, cioè a livello di priorità, se escludiamo la porta, rimane la difesa, il centrocampo e l'attacco. Sì. Comunque Io, facendo una ragionata anche un po' oggi, prestino per farti pensavo, ragionamenti qua, eh. no, beh, però comunque tanto i soldi non sono i nostri, Orla, quindi noi Ho capito, ma possiamo abbiamo anche altri decidere argomenti da trattare stasera, vabbè. su quale investire. Qual è il reparto che potrà avere più bisogno? Perché io in questo momento non riesco a priorizzarne uno. Vabbè, guarda, te l'ho scritto qua sotto. A bolla punta. Ma certo, perché se Clotet continua a insistere con l'idea dei due centravanti, attaccanti centrali, ce ne vuole uno, perché ne hai due, hai Colombo, Melchiorri, e Latelat non sai quando tornerà, e di tre che ne hai, uno 99, uno 2002 e l'altro 87. Quindi, se tanto mi dà tanto, l'idea di andare a prendere un attaccante forte, da dire: oh, lo mettiamo là davanti, e se Colombo sta passando 2 settimane brutte come sta passando ora, almeno abbiamo uno che la butta dentro. Il problema dell'attaccante forte è quello che tu ti devi trovare nella condizione in cui sei appetibile,
perché bisogna vedere da qua tra 6-7 partite dove sarà la Spagna in classifica, e poi Certo. che gli attaccanti forti a gennaio Vabbè, saranno. Leo, ma poi alla fine quello che vai a mettere sul piatto sono i soldi e con la prospettiva di un progetto che nei prossimi 2 anni si svilupperà. Se tu vai anche da un attaccante, diciamo di peso in Serie B, dici: guarda, quest'anno ci devi dare una mano a salvarci, il prossimo anno mettiamo le basi per la Serie A e gli fai un triennale, figurati se ti dice di no, perché comunque la SPAL mantiene un profilo, una popolarità, uno status che comunque è ancora molto alto in Serie B. Altrimenti Sandro Pasetti ha la soluzione, se lo vuoi mettere No, l'ho sotto visto. pressione. Questo Carroll Carroll. vende, Carroll vende subito. Tra l'altro non ho visto le sue storie questa settimana, Adesso non ne so se parliamo. vende. Se vende la metà del guardaroba, salta fuori l'attaccante, la punta a 30 gol. Speriamo. O anche uno dei suoi orologi, visto che costano abbastanza Vabbè, poco. l'uomo non sta male, insomma, No. complessivamente, ecco. Per la rubrica Pat Carroll Daily, aspetta, adesso mettiamo anche il ticker, eccolo qua. Hai ragione tu, non sta sbocciando tantissimo ultimamente. Ho fatto un rapido controllo anche prima per vedere se mi È sono perché perso ci qualcosa. segue Orle per quello. Allora adesso si sente un Sì, po'. ha deciso di diventare più sobrio. Ti No, in fai un realtà lungo, lo vedo fai. che negli ultimi giorni ha pubblicato un sacco di articoli che lo riguardano più o meno, in cui lui sostanzialmente celebra i successi della sua azienda, continua a crescere, continua a guadagnare sempre più soldi. Immagino che questa sia una buona notizia per la SPAL. L'ultima storia che ha pubblicato su Instagram lo vede al Four Seasons Hotel di Austin, Texas, con ovviamente la nota modella Alina Baikova, che è la sua compagna. E niente, direi che Pat se la passa piuttosto bene. Domani è il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. E infatti Joe Tacopina se n'è già ritornato di là dall'oceano, perché passerà il ringraziamento con le persone a lui care, giustamente come fanno tutti gli statunitensi. Ha fatto un'intervistina con due conduttori radiofonici statunitensi. Per parlare più che altro in realtà di giustizia, visto che lui è un avvocato piuttosto noto negli Stati Uniti, Tra l'altro. e una delle cose più belle che sono successe in questo podcast, anzi sono due. Uno, si è lamentato del fatto che il prezzo della pancetta di tacchino è aumentato vertiginosamente da 4 dollari a 8 dollari, davvero, ha detto c'è proprio una crisi della pancetta di tacchino negli Stati Uniti, turkey bacon. E l'altra cosa, ha definito due pagliacci Joe Biden e Kamala Harris, presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, perché hanno commentato in maniera un pochino, diciamo così, superficiale un verdetto giudiziario che sta facendo molto parlare negli Stati Uniti. Vabbè, insomma, diciamo che l'uomo non... Come? L'ha toccata piano, sì, no, ma ha anche aggiunto che comunque, cioè, non è un giudizio politico, ma è un giudizio proprio mediatico. Comunque, vabbè. Fine del Pat Carroll Daily con tanto di aggiornamento anche su Joe. Allora Marco Leo, Zappi dice che ha sentito vociferare che la spalla ha bloccato Mancuso. Io spero tanto di no, più che altro perché sarà un macello nel caso il tabellino e ma. la cronaca. Allora, si vociferano sempre molte cose sulla SPAL. Io ricordo ancora con affetto quando 2 anni e mezzo fa c'era la gente che era convinta di aver visto Pioli in via Copparo per sostituire Semplici, e una settimana dopo ha firmato per il Milan. No, vabbè, ma quello è solo un esempio. Non sto dicendo che sia questo il caso di Marco. Magari ha parlato con Tarantino, con Zamone, sa più cose di noi, non lo so. Comunque, Mancuso, diciamo, può essere la tipologia di giocatore che alla SPAL potrebbe interessare. Poi, Giocano per far comodo. però. C'è un però, cioè devi mettere sul piatto dei bei soldoni con l'Empoli, ma col giocatore. Quindi non lo so, però i nomi poi bene o male in B sono quelli: Mancuso, Lamantia, che anche lui non sta giocando a Empoli, Forte, che a Venezia ormai è chiuso perché il Venezia ha 8 attaccanti e lui non è più titolare. Cioè ce ne sono di giocatori. Il problema è sempre quello: andare a portarli via dai rispettivi club. Forte, l'anno scorso Zamuner ci ha provato. Dopo che Dio è andato a Monza, Zamora si è provato a prendere Forte, ma perché è noto che il giocatore gli piaccia. Non stiamo scoprendo niente, non stiamo svelando niente. Però i parametri economici contano. L'anno scorso non c'era assolutamente nessuna speranza, perché con la politica di austerity dei colombarini non esisteva.
Quest'anno non lo so, perché dipende tutto da cosa metterà a disposizione Tacopina. E lì capiremo anche, in base a quello che metterà a disposizione, anche le prospettive future, no? Ah, Perché ma certo. comunque è vero che saranno, come dire, dei puntellamenti per gennaio, però gli investimenti di gennaio sono anche fatti in funzione di cosa vorrà fare la squadra grande. Quindi da lì capiremo anche un po' che piega prende la situazione, no? Secondo me gli investimenti di gennaio andranno fatti in funzione di quello che si vuole fare da qui a giugno. Poi è chiaro che se riesci a prendere un giocatore per costruire il progetto anche dall'anno successivo è meglio, ma secondo me la priorità verrà data al breve termine. Andrea ci dice: ma chi parte? Ma penso ci sia abbastanza l'imbarazzo della scelta su chi far partire, perché ci sono Dipende chi se li giocatori prende, però. che. Ma sì, dopo, vabbè, sì, in effetti non hai tutti i torti perché con Murgia, cioè, hanno dovuto fare il giro delle sette chiese. Però, cioè, ci sono tre o quattro giocatori che stanno proprio facendo la muffa e che magari potrebbero essere interessati ad andare a giocare da altre parti. Quindi vediamo, ma non credo che quello sia un grande problema, onestamente. Il problema è individuare i profili giusti, prenderli e portarli a Ferrara in tempi ragionevoli, non il 1º febbraio, ecco, perché poi col mercato di gennaio è sempre così. Allora, Leo, siamo al 42esimo minuto e tu non hai il caschetto, però dobbiamo parlartelo No, non ho stadio. il caschetto perché il pagliaccio l'ho già fatto la settimana scorsa, Ma come ma pagliaccio? È stato apprezzatissimo questa cosa. ecco sì. No, solo un breve flash sui lavori dello stadio che stanno proseguendo, anzi, o meglio, sono iniziati perché stanno proseguendo. La notizia fresca, tra virgolette, che in realtà però lo sanno già diverse persone, è che i lavori partono dalla est per poi estendersi alla gradinata nord, che sarebbe alla tribuna nord, che sarebbe la gradinata. Questo perché la SPAL ha intenzione di sbloccare prima un settore e poi l'altro, principalmente per far defluire i tifosi ospiti nell'ex curva est, anche perché adesso è davvero un grosso problema. Anche andare in bagno per chi come noi occupa quella parte della tribuna deve fare il giro del perdono, arrivare all'altra parte dello stadio, comunque. E questo è un grandissimo problema, soprattutto quando ci viene andare nell'intervallo e superare migliaia di persone. Comunque, al di là di questo, i lavori sono iniziati. La SPAL conta di chiuderli entro il 20 dicembre, ma diciamo non ci sono delle vere deadline, per il motivo che abbiamo detto l'altra volta, che il calendario Chiamiamo le aiuta, scadenze. esatto, non ci sono delle scadenze particolari, però comunque la SPAL vorrebbe fare in modo di terminarli per dare la possibilità di fare le ultime partite di dicembre già con almeno la curva est aperta. I lavori, il progetto che stiamo Quindi costruendo. scusa Leo, se si finisce il 20 di dicembre, vuol dire che la SPAL fa in tempo a giocare una partita anche in casa nel Dovrebbero 2021? esserci i tempi tecnici per poterlo aprire. Poi dipende, perché dopo che tu fai i lavori, poi la procura li Bisogna fare il deve sopralluogo e accettare. vedere se è Sì. tutto a posto, giusto? Però diciamo che se viene organizzata questa cosa e coordinata bene, i tempi tecnici ci sono. Perché ci sono due partite, 26 dicembre e 29 dicembre, entrambe in casa, una col Esatto. Benevento e una col Pisa. Esatto, proprio per quelle due lì si spera già che ci possa essere lo stadio a posto, o perlomeno la curva est. E basta, poi per quanto riguarda il progetto che la SPAL ha predisposto tramite l'ingegner Calvi, non ci sono dei pezzi particolari da produrre, quindi le difficoltà dove possono essere più tardi, nella manodopera, perché il progetto è fatto tantissimo, per una grossa parte solo manodopera, nuove forature, nuovi bulloni, saldature in opera, quindi Bulloni, ricordiamo questa cosa dei bulloni. Parliamo quindi di attività di manodopera, non di pezzi che devono arrivare da chissà dove, magari perché sono pezzi speciali. Ecco. Tutti al Quindi è bricoman. cambiata. No, esatto, non Gasnoli non è andato a Brigo. Niente, quindi in Che buona se il bricoman sostanza, vuole anche sponsorizzare, tra l'altro, cioè, noi siamo sempre aperti a sì, queste ma cose. noi siamo aperti a ogni tipo di sponsor. Quindi in buona sostanza diciamo che siamo moderatamente fiduciosi che le cose possano andare abbastanza bene per quanto riguarda Quindi poi diciamo, chiaramente nella migliore ipotesi, fine dicembre, sto cantiere è chiuso. sì, esatto, o quantomeno la parte della curva est. Sappiamo che i lavori costano
10% in più rispetto a quanto era preventivato, che sono Quindi 650.000 euro. 700, quasi 700.000 euro, ok. Sì, 670, i lavori li pagherà alla SPAL per poi eventualmente rivalersi su chi riterrà opportuno, ma quello poi è tutto un altro filone che riguarda la parte Vabbè, tecnica. c'è un processo in corso e quindi ci si Esatto. guarderà. Comunque Ok. l'importante è che la fase venga messa a posto e sembra che ci siano assicurazioni. Ok, allora siamo in chiusura. Ho scritto un messaggio a quella disgraziata di Martina Poletti, ma secondo me sta già dormendo abbracciata al suo gatto. Può Quindi, essere. per i pronostici di Cosenza e Lecce, che è la partita con Lecce in casa. Ah, no, aspetta, sta scrivendo, sta scrivendo. Ah, no, ok. Attenzione. Mi ha scritto che per entrambe Colombo. Lei pronostica sempre Colombo. Vita natural durante. Quindi, va bene. Andiamo Allora, con le tue scelte io mi gioco da riva a come Cosenza. prima sorpresa. Ok. Intanto E poi? Sara mi dice che non si esprime, che mi porta a sfiga. Ma no, no, Sara, non abbandonare così il tuo cavallo, scusa, cioè. Esatto. Però Sara, ci siamo capiti. Intanto questa volta l'ho fatto io con Dariva, poi la prossima. La classifica parziale recita 4 punti per me e su 10 puntate non sono poche, uno la Polli, uno la Marta e tu sei ancora al palo. Però hai uno No, 0,5 no. punto, 0,5 morale. Infatti, quindi non Ma i sono punti felice. morali non valgono, però. Dopo, chi l'ha deciso? Ma cos'è sta roba? Scusa. No, beh, scusa, è un punto morale, non è un punto sostanziale. Beh, No, no, comunque, no, no. da Riva, ok, io per Cosenza dico Capradossi, che si riscatterà la grande, secondo me va a bollare di testa. E poi per quella con Lecce? Per quella con Lecce, quella con Lecce, mi sa che ci sarà una fase difensiva importante, quindi io dico Capradossi su quello. Beh, che copione. No, ah, Va scusami. Grazie, bene, buonanotte. e invece con Lecce mi gioco Melchiorri, non so perché ho questa sensazione. Va bene, siamo acquisti fra Paolo Negri e Sandro, ne prendiamo 9, dice Roberto Castiglione. Vabbè, Roberto, questa è la ragione per la quale ogni sessione di mercato compiliamo la lista, per tenere traccia di tutti questi nomi che vengono buttati così nel frullatore per poi vedere come va a finire. Va bene, Leo, grazie. Ringraziamo anche le due Martine che torneranno in azione da mercoledì prossimo, spero. Mercoledì Sì. avremo Paolino Rossi, non dimentichiamolo, lo ribadiamo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche stavolta. La decima puntata si può concludere qua. E niente, dai, vediamo cosa succede sabato a Cosenza e vediamo un po' chi ci ha preso con questi benedetti pronostici e non faremo la Grazie a te, trasferta. Orla. Niente, Leo, Grazie ti hanno offerto la trasferta, Leo, ma tu hai rifiutato, diciamola. a tutti. Ragazzi, sì, sono certo. C'è una certa, va Esatto. bene. Buonanotte a tutti, alla prossima. Ciao a tutti.